Ciao miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video e benvenuti in Chiara e Milena Gourmet. Oggi siamo qui con una nuova puntata di cucina dove proveremo sempre a fare una ricetta come al solito difficile. E per difficile intendo... Difficile? No, sushi! Iniziamo bene! Cercheremo di fare il sushi oggi e abbiamo intenzione di farne di più tipi e tanti tipi diversi, quindi friggeremo, lo faremo carino, storto, verticale, orizzontale, faremo tutti i tipi, esatto, di sushi, vedremo come verranno. E niente, quindi ci vediamo tra poco e vi diciamo subito gli ingredienti e partiamo subito. Preparazione, questa ci vuole un po', quindi se vuoi farlo ci si prova. Esatto, se vuoi farlo anche tu, anche qui, con calma. Allora, vi presento subito gli ingredienti: cipolla fritta, avocado, salsa di soia. Questa è di riso. Esatto, che ci servirà. Il riso. Abbiamo preso il panko e il sushi rice, che sono delle cose proprio adatte per fare il sushi. Semi di sesamo e semi di papavero. Altro avocado, questo qui ci servirà. Non è propriamente un ingrediente, è più uno strumento, però ci servirà la pellicola. Cetriolo, alghe per il sushi, ne abbiamo prese un bel po'. Maionese. Olio per friggere, un pochino di farina e ovviamente il salmone e tanto salmone e le mazzancolle. Le mazzancolle verranno cotte, il salmone invece si può anche consumare crudo, quindi lo utilizzeremo. Abbiamo preso una tartare e due pezzi di salmone, diciamo un tocco. Quindi alla ricetta. Inizieremo con la preparazione del riso, che va sciacquato e risciacquato e risciacquato fino a che l'acqua non sarà limpida. Facciamo 750 grammi di riso. Calcolate che dopo uscirà il mukbang, quindi nel video di domani vedrete il mukbang di noi che mangeremo appunto questo riso. Alla fine però ci sarà, ovviamente alla fine di questo video, ci sarà il consueto è gourmet o non è gourmet, quindi comunque scopriremo insieme assaggiando. Però il vero e proprio mukbang lo vedete nel video di domani. Il mio primo mukbang di cuoco cucinato in casa, mi sa, o forse è il secondo, ma non ne ho mai fatti tanti. Vado a mettere l'acqua. E arriva, è arrivato il treno e andremo a farlo tante volte, per sciacquarlo. A fare questa operazione tante, tante, tante volte. Quindi, a tra poco. Dopo la 300esima sciacquata. Quando l'acqua è trasparente, è pronto. Mettiamo il riso in una pentola. Sì, avrei anche la leccarda, avrei la leccapentola, però... Cocci? Però avevo questa disposizione, questa non mi sembra bene. Già è tanto che non ho preso questo, perciò. Io sono la classica persona che potrebbe tranquillamente utilizzare una cannuccia per girare il sugo. Mettiamo l'acqua fino a coprire il riso e un dito in più. Io posso pure mettere dito, però secondo me mi brucio. E lo mettiamo a fuoco basso per 10-15 minuti, insomma, fino a che l'acqua non si ritira. Si è sentito? Fuoco dolce. Deve andare a fuoco dolce. This is not a fuoco dolce. You know what is this? Se avete una pentola con un manico e l'altro rotto, va meglio, eh? Sicuramente funziona di più. Comunque, fiamma dolce per 10-15 minuti, fino a che l'acqua non si ritira. E dice, mi ritiro. Iniziamo con la preparazione del resto. Mi serve un coltello. No. Sì, io? Perché il coltello a te serve. Ma allora lo sbuccia. Questo. Pela. Ok. Mentre Chiara si accingerà a pelare e tagliare il nostro amico cetriolo, io preparerò le mazzancolle. Le impanerò, le friggerò. Così è già tutto pronto, dopo basta assemblare il tutto. Prendo il panko. Prendo il panko. Questo è il panko. Un po' di farina. Ora vi spiego tutto, eh. E qua invece faccio una pastella con farina e acqua. Sarebbe meglio acqua frizzante, che viene più leggera, ma noi non ce l'abbiamo perché non la beviamo. Domanda che mi trattengo da un quarto d'ora. Dopo aver tolto questa meravigliosa scorza e dopo aver pregato tutti i santi, come le taglio queste zucchine? Lungo. Per lungo. Allora, pastella, farina e acqua. Lo vedete da voi quando va bene. Deve essere non troppo liquida e non troppo densa, ovviamente. Una via di mezzo.
84 anni dopo. Tommaso Le oggi non c'è. Nuvoloso. Siamo seduti, ma non perché si cucina da seduti. Perché lo sappiamo che non si cucina da seduti, ok? Non venite subito sotto i commenti a dire: ah, cucinate seduti. Che poi voglio dire, anche fosse. Cioè, sono io che sto seduta, mica te. Comunque, siamo sedute perché almeno ci vedete equamente. Altrimenti vedete Chiara e me no. Comunque, questa è la consistenza della nostra pastella. Che ora vi spiego cosa ci andremo a fare, ok? Senza grumi, senza inganno. But first, a metà, ok? Adesso apriamo un attimo qua. Poi prenderei delle strisce, tipo uno, due, tre, quattro, cinque, e poi le farei ti. Ok. E poi le... Sì. Ok, io vado a fare le mazzancolle. Quindi prendo le nostre amiche mazzancolle, nostre friend, vero? Che abbiamo conosciuto ieri sera. L'unica amica che ci vedranno e non ci vedranno più perché faranno una brutta fine, appunto. Diffidate della nostra amicizia. Eccole qui. Sembra più difficile del previsto. Allora, sguscio la ok, sguscio le mazzancolle, ma non tolgo la coda. Sguscio le mazzancolle, ma non tolgo la coda, ok? E andremo a togliere l'intestino, erbudello, chiamatelo come vi pare, ok? Ok. Qua. E andremo a sfilare erbubu. Oh, anche schizzato. Comunque, Chiara invece ci fa vedere. Ma tipo questo, no? Ma vuoi parlare? Ma... Ah. Vabbè, ma ti lascio fare. No, dicevo che questo tipo mi sembra perfetto, incredibile, si mantiene. Questo è un cetriolo, questo è un chignone. Ma tanto va tutto dentro, baby, sicché non importa. Comunque io devo fare questa operazione del erbudello, perché altrimenti ci si mette 80 anni. Baby, ma qua si fa tutto, eh. Ah, intendevi il gambero. Mamma. Oddio. Cioè, che questi, fammi capire, questi vanno dentro, quindi questi qua che sto tagliando. Cioè, mi hai messo a fare uno di quei lavori come i bambini che poi alla fine non servono a niente o li mettiamo dentro? No, vanno dentro i cetrioli, si fa anche quello somaki per Zoe. Ah, ok. E poi si fa in tante altre, si mette. Ok. Non tagliarne troppo perché non ce ne serve troppo. Lo vuoi un pezzo di cetriolo? Tieni. Prego. Chiara, lo vuoi un pezzo di cetriolo? No, non ti preoccupare. No, ma insisto, veramente, lo vuoi un pezzo di cetriolo? Di grazie. No, un pezzo di cetriolo, amore. No. Nel frattempo qua mi sono portata avanti, come vedete, le mazzancolle. Allora, prendete la pellicola e cercate di schiacciarlo un pochino e di modellarlo così che si allunga anche un po' di più. È molto più lungo. Mettiamo prima nella farina, così si attacca meglio la pastella. Nella pastella, mi sono dimenticata di dire di mettere un pizzico di sale nella pastella. E poi nel panko. È incredibile, già sembra quello del sushi. Esattamente quello. Pazzesco. Ta-da! Il riso intanto si è cotto e oltretutto, wow, già sembra... Sembra lui. E dobbiamo fare una miscela, tipo? Sì. La chiamiamo miscela? Un condimento, per condire il riso. Abbiamo acquistato questo seasoning for sushi rice e ho qua sotto questo che vedete nero, è la... Bilancia. Bilancia. Aceto di riso, comunque. Aceto di riso, sì. È la bilancia e la userò perché di aceto di riso ci vogliono... 60 grammi. Anch'io. Magari lo apriamo. Magari. Perché sennò non funziona. A Natale questa ricetta sarà fatta. Ecco qui, ecco. È arrivata la svampa. Allora, 60 grammi di aceto di riso. Se arriveremo a gennaio 60 per 61. Perfetto, poi 30 grammi di zucchero. Madonna, non pesa niente lo zucchero.
87, 88, 89, 90. Ok, e 7 grammi di zucchero dove farò io, così ci mettiamo meno. In realtà no, perché non scende. Volevi scassarlo? Merry Christmas, come dire. Dicevo che saremmo arrivati a Natale, giusto? E adesso devi mescolare fino a che non si scioglie il tutto, dai. 5 minutes later. Minutes later. Figo, però sta colando proprio. Cioè, wow! Lucido! Tanto io finisco, quindi ho sempre ordinato, come sempre. Perché una cucina ordinata tiene la mente ordinata, e con la mente ordinata farete meglio. Lo diceva sempre mia nonna, diranno i nostri, la nostra prole. La okay. Prole della nostra prole, perché nonna. Ora Chiara verserà il tutto. Mi sento un po' la valletta così. Il tutto dentro il riso, piano piano, piano piano, se è possibile lo fai scorrere sulla spatolina. Non ho mai capito perché, ma va bene. Sì. Non sul mio dito, please. Ok, andando a girare ovunque, per mare e per monti. Andremo. Aspetta che gli do prima una prima girata. Mi alzo. Si alza. Nel caso non ve ne foste accorti, fosse un giorno. Oddio! Abbiamo preso anche queste cose per raffreddare il riso. Devi fare esattamente quello verso il riso. Ma io volevo farlo a me. Allora, così freddiamo il tutto. Mi avevano detto che potevo fare tutto nella vita, non pensavo di diventare un raffreddarito. Ok, questo lo spostiamo per un attimo. Perché, direte voi? Perché mi devo lavare le mani intanto, è casino. Adesso friggeremo i gamberi e... taglieremo il salmone, taglieremo l'avocado e inizieremo a assemblare il tutto, sperando che venga, insomma. Ma di solito viene tutto. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, accendo. Questa cosa che nei tutorial spieghiamo anche quando ci alziamo, sì. O accendiamo, sì, le cose. Nel caso non sapete accendere la piastra, vi faccio vedere come si fa. Premi il bottone e premi più. Poi, che io l'ho imparato ora perché non ce l'avevo. Il dito o il piano induzione. Comunque adesso andremo a friggere i nostri amici. Quando l'olio arriverà a temperatura, inizieremo a friggere queste benedette mazzancolle. Nel frattempo che l'olio va a temperatura, tagliamo il salmone. Prendiamo questo bellissimo rancio di salmone già battuto, già ok, già battuto, esatto. Faremo delle strisce da mettere sopra al rotolo di sushi, non dentro, sopra, quindi le faremo più fini. La precisione, signori, la precisione. Allora io per il roll da inserire dentro farò questo taglio, ok, spesso così, e poi lo ritaglio a metà. Questo sopra, esatto, e questo dentro. Il taglio è proprio un po' differente. Più spesso, giustamente. Questo è un altro trancio. Uh-huh. E lo andremo a tagliare direttamente in questo modo. Già è formato per metterlo dentro. L'olio c'è, è a temperatura, e immergiamo le nostre mazzancolle. Che già così fanno un effetto pazzesco. Io le mangerei anche senza metterle dentro. Per esatto. Wow, guardate, sta già iniziando ad assumere il colore. E lo mettiamo ad asciugare come al solito sul solito cosino per asciugare. Fanno carta! Che cantato era più carino. Oh mio Dio, mi ha schizzato di nuovo. Guardate qua, che gourmetia. I gamberi di casa mia. Il più buono che ci sia. Ma ci ricadono, evviva! Ah già, ne erano avanzati 2-3. E mettiamo. Sì, raga, perché il discorso è il solito. Meno roba mettete e più verrà meglio la cottura. Perché così la temperatura dell'olio non si abbassa. Non so se mi sentirete, ma è come si presenta il gamberetto, che è una mazzancolla in realtà. Adesso lo dividerò a metà, ok?
Vuoi la parte della coda o vuoi la parte della coda? Oddio, brucia tantissimo. Brucia. Cheers. Volevo assaggiarlo. A lui. Anni. No, mamma, avete idea. Siamo sulla strada giusta. Non avete idea. Tagliamento avocadamento. Olè, è uno e due. Allora, questo qui che taglio io, della serie Tagli Sicuri, lo taglio per il dentro. E invece Milena farà quello che sicuramente deve venire più, insomma, più sottile, fatto meglio per il fuori. Amore, vuoi dirmi più o meno come devo tagliarlo comunque? Sì, guardate che bello l'avvocato! Sì, cosa vuoi fare con quella parte? Ci serve intatto l'avocado. Sì, amore, infatti ecco qui. No, ci serve intatto dalla buccia. Ecco. Devo prendere. No, devo. Sì. Devo prendere un cucchiaio. Ma che tanto ci serve in con. Prenditi, look the picture. Tu prendi sì. L'avocado. Lo rovesci. Ah. Tipo. Ehi, ciao, ora stai zitto, lì nudo. Prendi anche l'altra sua metà, che è un po' che non si vedono, tipo un minuto. Lo giri, fai. Ehi! What? Ehi, ok, okay, e tagli. Adesso lo taglio a frecce e viene esattamente come pensi. Per me. Sì, certo. Mi lavo le mani nel frattempo perché mi sono messo in bocca. Guarda, donna di poca fede che mi fa tagliare solo quello per il dentro. Guarda, no, baby, ora lo spiego. Tu tagli quello lì perché va tagliato in questa maniera. Quando io vi farò vedere come va tagliato quello da mettere sopra, è semplicemente perché non vorrei che tu ti facessi male, perché è veramente pericoloso. Donna di poca fede tu. Oh, baby. Comunque questo no, è molto morbido. Infatti è buonissimo. Ci facciamo passare questo, poi vedremo se c'è da tagliarne un altro per evitare lo spreco. E rilavo le mani per l'ottantesima volta. Quello lo possiamo posare da qualche parte e cantargli una ninna nanna. Ok. Qui. Bambù. Adesso Milena sta facendo una cosa importantissima. Sta ricoprendo tutta la superficie del, sì, del bambù con la pellicola. La pellicola. La cucina. Perché altrimenti non si può fare. Grazie, sei molto gentile. Piccolina. Faccio anche io la stoletta fatta. Sto prendendo tutti gli ingredienti, raga. Così almeno abbiamo tutto davanti e facciamo tutto il polpocconi. Merry Christmas! Voglio vedere se poi a Natale farà Merry Christmas. No, no, a Natale no. Ah, ecco. A Natale non si dice, ma che senso ha? Comunque è vero, non mi capita mai di dirlo a Natale. Okay. Buon momento depressivo. Che non si è visto. Oh, ma che è sta roba? Hello from the earth. Brava, amore. Sì, amore, bravissima. Allora, prendiamo l'alga, la nostra amica alga, e vi spiegherò una cosa molto importante. Vatti. Allora, wait. Allora, prendiamo un foglio di alga, lo dividiamo a metà. Adesso componiamo con cosa? Con il riso. Per prima cosa ci serve il riso. Ecco il riso. Ciao riso. Allora, no, aspetta. Prendiamo un po' di water, perché ci servirà per schiacciare il riso qua e che non rimanga attaccato alle manine. Facciamo così e prendiamo un po' di riso e incominciamo così, senza paura, vai. Senza paura. Ma io non mi piace spuccarmi le manine a me. Ma devo proprio. Devi bagnarti anche le manine per spiattellarlo. Ok, ma a me non mi piace spuccarmi le mani. Prendo il cetriolo. Invece prendo due gamberi. Cioè lo metto tipo così. E qui. Ecco. Ok, messo il cetriolo e adesso in teoria lo devo, giusto? Ma sai come girarlo, amore? No.
Mentirei, non lo so fare. Allora, io metterò dei semi di sesamo, anche un po' di semi di papavero, guardate che belli. Bellissimi. Bello colorato. E lo giro, lo capovolgo. Ok? Così. Mettiamo due gamberi, il cetriolo e la maionese. Questo è il mio preferito comunque. Quale? Questo qui che stai facendo? Ci sta. Io guardo la sua tecnica e cerco di farla mia. Quella tempura è un po' più difficile perché è più spessa. Eccolo qui, raga. Guardate la perfezione. Ma è pazzesco il tuo! Te l'ho detto. No! Raga, ma è perfetto! Lei ancora che si sorprende delle mie doti culinarie. Io non mi sorprenderei più. Oh mio Dio, raga! L'ha fatto! Sul mio andrò ad applicare l'avocado. Ora vi faccio vedere in che modo lo taglierò. Mi si sfa. Comunque questo di Milano è incredibile. Che bello. Ok, una volta aver messo sopra il l'avocado. Incredibile. Ta-da! E ci mettiamo un po' di semi di papavero. Wow. Perché no, l'alga. Infatti. Un attimo, se ce la facciamo, raga, siamo pronti. Ok, grazie amore. Prego. Allora, alghetta, riso, inizia a diventare molto divertente farlo comunque. Mi sto prendendo tutto il divertimento, vi dico la verità. Fetta di salmone, avocado a fette che avevo fatto prima io. Ok, e vado. Bravo, ti spingo così. Raga, con le unghie onestamente ho una difficoltà in più. No, doveva venire col riso fuori. Vabbè, era nuovo. E questo è un altro somaki con avocado e salmone. Salmone, gambero. Questo è sfizioso secondo me. Salmone e gambero insieme, tanta roba. E ci mettiamo un pochino di maionese. Un pochino pochino. Che dite? Ci sta? Secondo me ci sta. E lo vado a chiudere sperando di riuscirci perché c'è l'acqua dentro qua dentro. Ed ecco qua. Si no, vede? Che bello. Ok. Ta-da! Brava! Tanta pazienza! E comunque per fare il riso, cioè il salmone, il su. Per fare il su. Per fare il sushi dovete essere persone pazienti, sì. Perché altrimenti non vi viene. Questa è una tip. E prenderemo un pezzettino di riso per appiccicarlo, esattamente. Ma quante ne sai? Non so, non è per vantarmi, anzi è per vantarmi. Cioè guardate qua, guardate. Sapete la soddisfazione poi di farlo vedere tipo agli amici e dire ehi amici, l'ho fatto io. Ecco cosa non sapete fare. Tipo, io farei così, da buona ariete. Devi spingere tutto dentro amore, ma proprio tanto tanto. Posso dire che mi divertirò più a mangiarli che a farli. Risiamo che hai sbagliato, ma va bene lo stesso. No, non l'ho girato. Siamo pace. No, no. Ma allora si usciva proprio. Sì. Sì. Ok, questo è una parte della cosa finale. Ora andranno tagliati. Ma prima friggiamo. Prima si frigge. Questi qua. Di futumaki. Yes. Sì. Prima li passiamo nella farina. Poi nella pastella. Io faccio i suoni. E poi nel panco. Adesso. Ah, va che ragazzone che ti è venuto. Va là che ragazzone. Buon gustaglio la ragazza. Ehi, il ragazzone si agita. E ora impara anche gli altri. Yes. Ci vediamo tra pochissimo con il taglio di tutta sta roba. Ok, iniziamo il taglio. Iniziamo il taglio bagnando la lama. Il trucco è questo, tagliare il centro. Intanto beccarlo il centro. Ok, beccato devo dire.
Tanta roba. È lui. Okay. Guarda, my goodness. No, vabbè. Adoro. Adoro potente. Adesso continuiamo a tagliare il resto. A tra poco. E quelli sono quasi pronti. Quindi adesso tra poco vedrete il tagliamento anche di quello. Ta-da! Milena li ha tagliati tutti. Che meraviglia. No, vabbè. Chi non vede l'ora di un mukbang con tutta sta roba? Lo vedete nel video di domani. Ho messo il 4K solo per voi. E del crunchy. Crunchy time. Vabbè, ma di che stiamo a parlare? Vabbè. Fudomaki. Calcola che questi sono tra i miei preferiti. In assoluto. Fudomaki. Gourmet. Croccantini di cipolla. Ci metto sopra così. Quasi a infezzarcene qualcuno, così rimane su. Raga, c'è il nostro sangue su sti cosi. Questi sono i futumaki. Questi ci ho messo la tartare di salmone sopra. Cioè, proprio non abbiamo più energie, siamo spompate, non ce la facciamo più. Basta. Non cucineremo per i prossimi 5 minuti, perché poi c'è da fare la cena alle bambine. E vabbè, ma te sei proprio, eh. You are like a pro. You know what is pro? Aspettate che facciamo le cose fatte per bene, perché ho messo la maionese sopra. Ok, di soia, e passiamo all'assaggio per capire se effettivamente sono gourmet oppure no. Ma poi, se volete vedercene mangiare sul serio, prossimo video. Next video mukbang. Sarà gourmet, non sarà gourmet? Chi lo sa, io vado sul mio favorite. Il mio preferito. E io faccio uguale, perché così vi lascio la scoperta degli altri. Salsa. Cheers, baby. Pazzeschi. Come dal sushi a Taro. Uguale. Identico, raga. Gourmet. Pazzeschi. Si meritano per me un 9, 8 e mezzo, 9. 10. Gourmet. Io aspiro sempre a fare meglio. Comunque, very, very, very gourmet. Va bene, amori miei. Quindi, speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che questa ricetta vi sia piaciuta. Noi corriamo a mangiare. A noi è piaciuta. Fai vedere sul coso che ore sono, sul tuo. Sì. Sono esattamente le 4. Ah, scusate, le 4:44. Questo è il nostro pranzo, non ce la facciamo più, quindi... No, quindi... Al video di domani, dove noi mangiamo. E ricordatevi di vivere la vita sempre con gourmet!